di fronte a queste chiamate in un momento così difficile per Cuba, voi state dimostrando che anche quello che diceva Martì, fare è il miglior modo di dire, si manifesta anche qui, tra voi, gli italiani e i cubani che vivono qui in Italia. È lunga il contributo, è lungo il contributo di tanti. Alla CGIL nazionale un ringraziamento speciale. Parlava poco prima con Susana Camuso e lei mi diceva anche che erano fiduciosi di una risposta positiva al chiamato d'aiuto a Cuba, ma per loro anche è stato superiore a quello che pensavano, anche in questo momento in cui si sta vivendo l'estate. E condividevamo anche la visione di che è stato bellissimo sentire quel contributo deciso della CGIL, di tutti i membri della CGIL, ma credo che per noi, dico, ma credo che è anche molto importante per loro stessi, come per tutte le organizzazioni che sono qua. Alcuni di voi avete detto che questo anche è stata un'esperienza politica importante per voi, sicuramente che sì, perché quando si mette in campo la capacità di reagire con giustizia in una situazione come quella e di retribuire a un popolo come il popolo cubano che ha dato tanta solidarietà al mondo, con solidarietà anche se rinforza la capacità personale e la capacità delle organizzazioni di essere forte nella difesa della solidarietà e nella difesa della possibilità di avere un mondo migliore non soltanto in un stesso paese, che è una lotta fondamentale per la CGIL, sino anche nella visione chiara che dobbiamo avere tutti, di che dobbiamo lottare insieme per un mondo migliore per tutti i popoli, non soltanto per alcuni, per tutti i popoli. Susana ha detto una cosa che mi ha piaciuto tanto: iniziativa continua. Si apre oggi l'operazione, si apre oggi con questo aereo l'operazione Poniéndole Corazón a Cuba, ma è bellissimo sapere il vostro compromesso di che questo sarà un'iniziativa continua. Stiamo facendo un sforzo enorme, amici, per affrontare le nostre difficoltà. È una sfida fortissima quella che sta facendo Cuba, ma la stiamo facendo in modo democratico e in modo rivoluzionario, come non può essere di un altro modo.